questi passi che ci dai, che sono senz'altro una risposta di vita per ciascuno di noi. Vorrei dire una cosa riguardo Erode, l'amministratore di Erode Cusa, sua moglie Giovanna, che era una di quelle che seguiva Gesù, queste donne che hanno un ruolo importante nella vita anche degli uomini illustri. Erode, sapete, Gesù non ha risposto a Erode. Vi ricordate quando nel Vangelo di Luca, sempre al capitolo 13, proprio alla fine del capitolo 13, dicono alcuni farisei a Gesù: parti e vattene via da qui perché Erode ti vuole uccidere. Prima c'era lo zio Erode, poi un altro Erode, tutti questi Erodi che vogliono uccidere Gesù, prima della bambina o prima della grande. Ed egli rispose: andate a dire a quella volpe, adesso parleremo della volpe, ecco io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito, però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori Gerusalemme. Erode era in Galilea, Gesù era in Galilea, faceva questi miracoli, gli dicono: vedi che Erode ti ucciderà, scappa. E gli manda a dire: dite a quella volpe che io faccio questo, questo e quest'altro, perché devo farlo e basta. E quindi Erode si ricordava che Gesù gli aveva detto, gli aveva mandato a dire che era una volpe. Noi subito abbiamo l'idea che la volpe è un animale astuto, furbo, che sa il fatto suo. No, la volpe è stupida. È un po' come dire, andate a dire a quell'oca, all'oca Giuliva, che io devo fare questo, è un insulto. Tra l'altro la volpe non è molto furba. Se vi ricordate la storia della volpe e del porco, spero ve la ricordate. Chi c'è compare Riccio? Compare volpe, infatti già si sta morendo in fritto. Dice: ma solo il muso. Ai! Ai! Punge! Ti ritrovo il Riccio dentro una tana e la volpe, spingendo, si stava ritornando fuori. Dice: compare mio punge, usa ne punge e ne esce fuori. Quindi tutta questa spruzza la volpe la c'è. Si ricordava Erode che Gesù gli aveva mandato a dire: non sei intelligente per me, la tua intelligenza conta poco. Vabbè, lode il Signore anche per questa chiosa su Erode che viene mangiato dai vermi, poi che fine atroce. I grandi poi fanno la fine mangiati dai vermi, nessuno se ne ricorda. Sono persone, personaggi famosissimi, nessuno se ne ricorda. Pensate a vedere le pagine della storia di qualche decennio fa, ma non si parla più dei grandi che c'erano. Gli scomparsi sono. Che film hanno fatto? Nessuno, basta scomparsi. Siamo più famosi noi che loro. Loro manco si ricorda il mondo che sono esistiti. Quindi figurate. Ma di noi invece c'è tanta gente che si prende cura, soprattutto c'è Dio che si prende cura di noi. Lode al Signore, eravamo arrivati al momento in cui Gesù davanti a Pilato viene condannato e Gesù viene condannato a morte. Pilato decise che la loro richiesta fosse eseguita, siamo al capitolo 23, versetto 24, e rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa di omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Attenzione, Pilato non lo consegna, paradidomi, vi ricordate questo termine? Non lo consegna, lo lascia alla sua volontà, perché questa era la volontà di Gesù, lo lascia alla loro volontà. Mentre lo conducevano via, qui c'è la via sul Calvario, sulla via del Calvario, quello che viene, che è stata a Gerusalemme, si ricorda dove c'era l'arco, vi ricordate quell'arco meraviglioso? E c'è la parte interna dell'itostrodo che è, e la parte esterna che è quella che va sulla strada, sulla via Dolorosa. Da lì inizia la partenza della via Dolorosa.
mentre lo conducevano via, all'angolo, noi lo troviamo poi nella quinta stazione, dopo l'incontro con la madre, nella stazione della Via Cruci, su cui passate le rassegna, queste cose, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quindi questa figura di Simone di Cirene, che cosa si sa di Simone di Cirene? Nulla, solo che era di Cirene. Che cosa si sa di Cirene? Nulla, solo che era la città di Simone. Tanto il nome quanto la città, quanto il personaggio, tanto l'ubicazione, sono degli eventi sconosciuti, però ci sono dei particolari che ci vengono dati dagli altri evangelisti. Giovanni non lo menziona, vi spiego anche perché poi Giovanni non lo menzionerà. Menzioneranno invece gli altri evangelisti, Matteo e Marco, lo menzionano, il Cireneo, il Simone di Cirene, e tra l'altro ci danno un particolare, padre di Alessandro e Rufus. Sono due nomi strani, uno è Alexandros, greco, l'altro è Rufus, un nome latino. Ma erano due uomini conosciuti nella comunità cristiana. Ma c'è che bella, come sono, c'è? Cioè, erano due uomini conosciuti nella comunità dei cristiani. Un po' come se dicessimo il papà di Mimma. Mimma fa parte della comunità, Simone di Cirene tra l'altro è morto martire, è come se dicessimo il papà di Mimma. Chi ha conosciuto il papà di Mimma? Io no. Tu sì? Tu sì? Tu sì? Tu sì? Gli altri l'hanno conosciuto? No. Però facciamo riferimento, si che voleva essere nominato Cosimo, anche l'altro Cosimo. Lo conosce, qualcuno della comunità lo conosce, e se non conosce Simone di Cirene, conosce i figli. Quindi un personaggio storico, veramente. Chi era Simone di Cirene? Dove era Cirene? Cirene è in Libia, nella parte alta della Libia, nella parte della Cirenaica, quindi uno straniero, stranieri e proseliti che c'erano in quel tempo, in quella circostanza storica, era la Pasqua, venivano questi uomini che erano abitanti anche stranieri, che salivano almeno saltem semel in anno, almeno una volta l'anno bisognava andare a Pasqua a Gerusalemme. Quindi c'era questo pellegrinaggio annuale, dove si andava, era un pellegrinaggio, bisognava farlo, una volta l'anno bisognava fare questo e si saliva. Quindi immaginate questo uomo che era lì, molto probabilmente, attenzione, veniva dalla campagna. Venire dalla campagna non significa che lavorava alla campagna, ma veniva dalla campagna significa che veniva da fuori, non era cittadino, non era della città, veniva dalla campagna. Poteva essere anche un agricoltore, molto probabilmente, poi non andiamo a spaccare il capello. Si sa che c'è Simone di Cirene. Simone di Cirene che non viene nominato da Giovanni. Perché non viene nominato? Nella narrazione Giovanni toglie alcune cose, nel senso che viene ispirato a non metterle, alcuni particolari non vengono messi, mette invece Marco, vi ricordate, ma non mette Simone di Cirene. Perché? Perché quando Gesù viene crocifisso e poi risorge, nascono tutte quelle leggende metropolitane, un po' come la separazione, niente, se n'è andato in morto, è rimasta vedova allora. Anche l'avvocato. Come? Della reversibilità, te lo facciamo sapere. Ecco, capite bene che poi nascono delle leggende. Pensate, c'è una purtroppo, diremmo, Giovanni non mette Simone di Cirene. Perché? Simone di Cirene porta la croce, poi Gesù viene visto risorto, appare, e allora molti dicono no, ma appare Gesù perché non è morto. Siccome portavano Simone di Cirene, portava la croce, Gesù è scappato, aveva una crocifisso da qualcuno e hanno messo Simone di Cirene. Guardate che se andate a studiare la figura di Simone di Cirene, il Brown, che è un bravissimo esegeta di Giovanni, c'è un libro di 1800 pagine su Giovanni, che ho studiato quando dovevo fare l'esegesi di Giovanni,
e leggevo questo capitolo interessantissimo dove tutte le dicerie, pensate anche alla diceria, hanno rubato il corpo di Gesù. Questa diceria si è diffusa fino ai nostri giorni tra i giudei. Ecco, ci sono queste cose, nascono, un po' come il suicidio di Ponzio Pilato, non si è suicidato, è santo per la Chiesa anche copta e martire. E cosa volevo dire? Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, gli mettono addosso questa croce da portare dietro a Gesù, quindi il condannato avanti, dietro lo strumento del supplizio. La croce, Stauros, pistolè, crocifiggilo, la croce era il segno della maledizione. Perché viene condannato Gesù ad essere maledetto, così nessuno poteva dire che era il figlio benedetto del Padre. Fanno questo cammino e lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto. Questo battersi il petto ricorda che cosa? Il massaggio cardiaco, che è questo cuore indurito. Battiamoci il petto veramente, facciamo ripartire il cuore. Queste donne che amano Gesù, queste donne che seguivano Gesù, donne importanti anche. Pensate Susanna, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Amministratore di Erode, sapete quanto prendeva Erode? 7.000 talenti l'anno. 7.000 talenti è una somma spaventosa, il prodotto interno lordo di uno Stato praticamente. Lui era il re e Cumania non venia, Cusa. Quando si prende i commercialisti e in base a quello che fanno, aveva un bravo datore, un buon datore di lavoro e aveva i soldi. Questa donna seguiva Gesù, e anche Susanna, anche altre, probabilmente anche Claudia Procla conosceva Gesù. Queste donne, che quelle donne tra di loro parlano, e se non si conoscono gli uomini tra di loro, poi sono le donne che fanno vedere le famiglie. Avanti, forse organizziamo, andiamo a mangiare, oggi andiamo da te, domani andiamo a fare la gita fuori porta lì. C'era questo unire le famiglie. E queste donne che si battevano il petto facevano lamenti su di lui. E Gesù si volta verso le donne. Attenzione, era impossibile che un condannato potesse rivolgersi alle persone, un po' come le persone che sono recluse ancora oggi. Mi auguro nessuno di voi abbia fatto questa esperienza triste. Quando c'è un familiare di un recluso, magari conoscete qualche amica, qualche amico, non possono parlargli, o quando vanno al processo li fanno vedere perché possono salutarli, perché non li possono vedere. Un disastro. Gesù sta per essere condannato, vorrebbe rasserenare queste donne e le rasserena. E poi il cognato, figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Non dovete essere tristi per me. Questa tristezza, questo pianto, sia per voi, per i vostri figli, non sia per me, perché Gesù non ha bisogno delle lacrime. Gesù non ha bisogno delle lacrime, del lutto, del pianto, del gemito. Gesù ci invita sempre alla gioia, rasserena. Verranno giorni nei quali, attenzione, sono i nostri giorni, in cui si sovvertirà tutto, dice Gesù. Beate gli sterili. Voi pensate, una donna che non ha figli si sente morire, sa che si sente male. E ecco perché noi chiediamo il dono della maternità. In questo momento il Signore concede la maternità alle donne che gliela chiedono e concede la paternità a quei uomini che desiderano dare un figlio alla loro famiglia, un papà e mamma che vogliono diventare papà e mamma. In questo momento il Signore ascolti la loro preghiera. Ecco, arriverà il momento, e potrei dire io, è questo, in cui si dirà beate le sterili. Meno male che non lasciano figli in alcune situazioni. I grembi che non generano, quando il grembo non serve per generare ma serve per altro, questo ci dice Gesù. State attenti, arriveranno questi tempi in cui i grembi, l'utero, i geni serviranno più per la procreazione.
E quello sarà il tempo della tristezza, un po' per la società, per la nostra società. E le mammelle che non allattano, che non hanno allattato, che non servono dell'allattamento. Mi ricordo quando ero in parrocchia, vice parroco, non dico dove, alcuni di voi lo sanno, c'era una donna che stava battezzando il figlio e il figlio piangeva, voleva il latte. E quella donna molto castamente alzò il maglione e il parroco tutto liberito, anche questa cosa è la cosa più naturale. A che serve il seno delle donne? A dare i bimbi. Noi siamo, abbiamo il verme in testa. La cosa più naturale. Che c'è di naturale? Scusatemi. Allora quando l'uomo sovverte tutto questo, ecco perché Gesù dice arriveranno momenti in cui voi e i vostri figli e tutto questo, la discendenza, sperimenterà come quello che è stato creato da Dio verrà usato diversamente. E se trattano così il legno verde, che cosa avverrà del legno secco? Allora cominceranno a dire ai monti, cadete su di noi e, e ai colli copriteci. Se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui, con Gesù, vengono condotti anche due malfattori. Siamo al versetto 32. Siamo al versetto 32 del capitolo 23 di Luca. Se avete la Bibbia, lo leggiamo insieme, per favore. Note. Insieme a lui venivano condotti a morte anche due demoni. Venivano condotti insieme con lui due? Due malfattori, due delinquenti. Benissimo. Allora, chi sono questi due malfattori? Diamo dei nomi, ve li volete scrivere, ve li scrivete. Uno si chiama Disma o Dismas. Anche conosciuto come il buon ladrone. Attenzione, questi uomini non erano ladroni. Per rubare non si finiva sulla croce. Se avessero rubato non si finiva sulla croce. Anzi, li avrebbero fatto onorevoli. O senatori, tranquilli. Funziona così. Oggi come allora e allora come oggi. E come nei prossimi anni. Così. Posso continuare? E allora, conosciuti come buon ladrone, sarebbe quindi il nome che viene ricordato anche nel Vangelo di Nicodemo, del malfattore crocifisso alla destra di Gesù. Nasce quest'uomo in Galilea, era Galileo, quindi sicuramente la Galilea non era molto, come posso dire, non era un luogo, potremmo dire, così popolato come la Giudea. La Galilea era meno popolata. Pensate che in Nazareth, ai tempi di Gesù, c'erano una cinquantina di famiglie. Pensate, Tiberiade, l'abbiamo visto quando siamo stati in Terra Santa, Tiberiade viene fondata durante... Nazareth è stata fondata al tempo in cui Gesù era piccolino. Giuseppe era di Nazareth e Giuseppe della Giudea era salito in Galilea. Nazareth era una città nuovissima al tempo di Gesù, era un po' come quelle, come posso dire, quando a Messina durante il periodo dei nuovi insediamenti si è stata fatta Messina 2, ricordate quelle zone un po' più alte, le zone delle cooperative, un po' che si allargano, si estendono questi, ecco, prima invece il nucleo era proprio un po' più centrale. Quest'uomo era sposato con una donna, si chiamava Tamar, è un nome anch'esso biblico. E i genitori, questo è uno dei racconti, come posso dire, li trovate anche questi, se andate a cercare delle enciclopedie li trovate, quindi avete anche un po' i punti, come si dice, sostanzialmente storici. E Eva e Lucius erano i suoi genitori e aveva un fratello di nome Cestas.
molto probabilmente erano due fratelli, Gestas e Dismas, che vengono crocifissi con Gesù. E passate per cuore questo, che si chiamassero così o in un altro modo si parla di due. Noi approfondiamo questo aspetto e quello che la tradizione ci manda, quello che i racconti tradizionali ci mandano bene, un po' come i nomi dei re magi. Gaspare, Melchiorre, guarda, chi vi sapete ora sapete pure questi dei due malfattori, va bene? Chi deve chiedere? Dove c'è scritto nella Bibbia? Che Rondre dove c'è scritto? La tradizione ce li ha consegnati. Siccome mi è stato consegnato quello, io vi consegno questo. Paradidoli. Ecco, una consegna. E cosa succede? Questo uomo, questo Disma o Dismas, è uno dei due che viene crocifisso insieme a Gesù, lo vedremo dopo. Vedremo anche, attenzione, sia nella Chiesa Cattolica che nella Chiesa Ortodossa viene ricordato, è un santo nostro. Disma è un santo cattolico, ecco, non ortodosso solamente o copto o armeno, e viene festeggiato il 25 marzo, che poiché è il giorno dell'Annunciazione della Macia Annunziata, non si ricorda, però si ricorda in quel giorno. E, dicevo, la tradizione ci dice che viene crocifisso alla destra di Gesù, vedremo poi il dire di questi uomini sulla croce. Quindi vengono condotti questi due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, dove si trova il luogo detto Cranio? Chi ha fatto la via dolorosa, la via Crucis a Gerusalemme, ti ricordi, Franca? Ottimo, oltre i due colpi della 38, che ci sono stati i due colpi di calibro 38 che abbiamo assistito. Dove è Giovanni? Ma dove è Giovanni Paratore? Giovanni Paratore, due colpi di calibro 38, ti ricordo, durante la mia cruce se ne scantavano. Sentite. Allora, oltre a questo qua, che c'è stato questo momento gioioso, normale, fisiologico potremmo dire, erano due flatulenze. Oh! Quindi ci siamo un po' distratti in quel momento. Comunque, passando per la via dolorosa, arrivati a un certo punto, vi ricordate, si può salire o sopra la chiesa, il tetto del Santo Sepolcro, noi ci siamo saliti e poi siamo scesi all'interno, presso la cappella di Sant'Elio, là sopra dalla cisterna, poi siamo passati dove c'erano i monaci copti, gli etiopi, là, di là si passa, ma lui è l'intera santa, tu lì. Tu ti ricordi quello di domenica scorsa, il Rovere Ardente, il monastero di Santa Caterina, Santa Caterina? Sì, me lo ricordate. Vabbè, quindi questo passaggio che è da sopra, poi c'è un passaggio che invece è da sotto, quello è sopra le mura di Gerusalemme. Noi siamo entrati in un posto dove si chiama gli scavi archeologici, la cappella, gli scavi di Sant'Alessandro. Ti ricordi, sorella Elisabeth, dove c'era quel muro enorme, che era il muro perimetrale della città, per cui Gesù viene condotto fuori dalla città. Oggi si trova all'interno della città, vengono fatte le mura medievali e conglobato. Il Santo Sepolcro si trova fuori dalla città. Lì dove c'era la cruna del lago, vi ricordate la cruna, la piccola porticella? Benissimo. Si passa da lì, arrivano fuori città, quel luogo detto Cranio. Perché quel luogo veniva detto Cranio? Quel luogo detto Cranio, Golgota, è perché la tradizione, se vedete le croci, le antiche croci, proprio qua sotto, avevano un teschio. A proposito, vi devo dire una cosa sui rosari. C'era un teschio con i due femori messi uno da un lato e uno dall'altro. Quel teschio con i due femori, come quello della bandiera dei pirati, ce l'avete presente? Indica il luogo detto Cranio. Anticamente lì si pensa, la tradizione lo dice, quello che veniva detto il luogo Cranio, Golgota, era la tomba di Adamo, il primo Adamo. Sì, ti serve una donna? Principessa, puoi andare dalla... Sì,
dalla regina, ma ancora campa regina nonna, che era dell'Inghilterra, viva ancora. La nonna è morta. La regina ora sta poco bene. La sente lì, sta benissimo. Lunga vita la regina. Che sta andando? Mi ha detto dopo ritorna però. Grazie. Allora stavo dicendo, quel luogo detto cranio, anticamente si pensava fosse la tomba di Adamo, la tradizione, una leggenda che lì c'era la tomba di Adamo, del primo uomo, il nuovo Adamo, il nuovo uomo. E questo giardino, c'era il giardino, c'era una tomba nuova in quel giardino, dove nessuno era stato mai deposto, vi ricordate il luogo, no? Quello è un giardino. E quindi Gesù viene crocifisso sul luogo detto cranio, Golgota. Lì lo crocifissero lui e i due malfattori, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Mentre tutti coloro che venivano crocifissi insultavano, maledicevano, chi stava eseguendo la sentenza era una consuetudine, una maledizione. Tu mi hai maledetto me, io maledico te. Tu mi stai ammazzando, ed erano le cose terribili sui tuoi figli, mandavano maledizione non su di loro, peggio ancora sui figli, sulle cose da, come si suol dire, nel rizzo di carne, ma non volevo neanche pensarci. Gesù invece cosa fa? Padre, perdonali. Gesù invoca il perdono del Padre perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le vesti, le tirarono a sorte. Qui c'è un riferimento al Salmo 22 che troviamo e che canteremo alla fine di questo momento, quando parleremo proprio di quando chiederemo al Signore proprio il dono della consolazione, pregando ai piedi della croce di Gesù. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sul suo capo, guardate che sono flash, paf, paf. Su ognuno di questi ci dovremmo soffermare, non ne abbiamo il tempo. C'era anche una scritta, è molto vaga questa cosa, però Luca lo riporta. Ce lo riporta perché? Perché è importante anche quella scritta. Questi è il re dei Giudei. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questi è il re dei Giudei. Ci dice Matteo che era scritta in tre lingue, in ebraico, in greco e in aramaico. In latino, scusate, erano le lingue del di Gerusalemme, un po' come quando ci sono dei cartelli autostradali one way, senso unico, poi, oppure quando ci sono le code in autostrada que, c'è scritto, no? Significa coda, penso che significa code, no? Que, non so. E quindi praticamente pensate, queste scritte erano scritte nelle lingue internazionali. Gerusalemme era una città internazionale ed era perché tutti lo potessero leggere, perché tutti devono sapere che Gesù, ogni lingua, ogni popolo, ogni nazione devono sapere che Gesù il Nazareno è il re dei Giudei, è il re. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava, come si chiamava questo? Gestas. Che ha detto Dismas? Gli ha detto c'è il filo. Lorena non te posso fare loro, ma ci vuole un bolincianato. Vabbè. Per questa volta non te lo dirò. Prima di parlare, pensaci. Uno dei malfattori appesi alla croce, molto probabilmente quella a sinistra, visto che la tradizione ci dice che Dismas era a destra di Gesù, lo insultava. Non sei tu il Cristo?
salva te stesso e anche noi. Ma l'altro, Ismas, a destra, lo rimproverava: ma neanche tu hai timore di Dio e sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Attenzione, questo qua dire noi riceviamo il giusto per le nostre azioni è un complesso che ci portiamo sempre da presso. Tutti i santi poi ce l'hanno un pochettino, no? Perché dicono, vabbè, se mi è capitato questo è per i miei peccati. Alcuni invece si liberano, ma qui ci dice il Signore, quelli sono i dannati. Quelli invece che dicono, Signore, io non so, sicuramente avrò fatto qualcosa per cui mi è arrivato questo. Negli uni, negli altri sono santi. Perché Dio ce l'ha ricordato in questi giorni, non ci tratta secondo i nostri meriti. Pensate, Simone, ricordate Simone? Simone, mi stai rinnegando, ma io ti amo lo stesso, ti ho scelto lo stesso, perché? Perché ti amo lo stesso, lo sapevo, e pur sapendo questo ti amo lo stesso. Lo stesso, non secondo merito, la meritocrazia per Dio non esiste. E aggiunse, questa è bellissima, attenzione, Santisma riconosce l'innocenza di Gesù anche lui non ha fatto nulla di male, e questo è anche un senso di giustizia e di correttezza morale. Quando una persona compie il male, quelle persone che fanno il male riconoscono se ci sono persone innocenti. Vi faccio un esempio: in galera ci sono persone che sanno di essere colpevoli e quando vedono un innocente hanno consapevolezza, lo sentono che è innocente e si arrabbiano, non contro l'innocente, contro i carcerati, i guardia carcerieri, contro i giudici, contro i poliziotti, i soldati, perché sanno che hanno fatto, hanno preso un granchio, e non c'è bisogno che quello gli dice ma io sono innocente, perché lo sanno, hanno un sesto senso. Secondo me i galeotti dovrebbero fare i giudici, non di loro stessi, degli altri, perché sanno riconoscere l'innocenza dalla colpevolezza, perché sono giudici veri. E quindi Dismas riconosce che Gesù è innocente e aggiunge: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Lo riconosce re. Gesù, ricordati, questo è bellissimo, lo canteremo nel canto Portami alla croce. Ricordati significa portami al cuore, cardia, cordis, il cuore, portami al tuo cuore quando tu entrerai nel tuo regno. Tu sei il re, tu hai il regno, il tuo regno non è di questo mondo. Quando tu entri nel tuo regno, portami con te nel tuo cuore. Bellissimo. È la preghiera di una persona che sa che morirà. Se muoio prima io o muori prima tu, portami con te nel cuore. È la preghiera di due persone che sanno che moriranno. È la nostra preghiera. Chi arriva prima in paradiso ci porti nel cuore, chi rimane ci porti nel cuore. Mi capite, no? Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi sei già con me in paradiso. Tu il paradiso già lo inizi. Tu sei con me sulla croce, sei con me in paradiso. Non c'è bisogno che me lo ricordo dopo, dice Pina, perché già tu sei con me nell'oggi, nell'esperienza che tu vivi. Tu non vedrai Gesù in paradiso, lo stai già vedendo oggi. Se fai esperienza di Gesù oggi, farai esperienza di Gesù nel paradiso. E qui parliamo, vabbè, l'iscrizione possiamo prendere quella di Giovanni, possiamo vedere la crocifissione di Giovanni. E capitolo 19, versetto 17. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato,
compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Guardate che il procuratore non è che faceva lo scribacchino. E attenzione, Pilato compose l'iscrizione, non la fece comporre. Di solito il giudice, quando fa la sentenza, come funziona, avvocatissima? Quando il giudice fa la sentenza, cosa fa? Si mette lui, la scrive di suo pugno, poi la porta in cancelleria, e mette lui il timbro, mette lui la marca da bollo. La scrive di suo pugno, quindi è responsabile, la batte a macchina, ma non ha qualcuno che gliela scriva, e per questi motivi PQM, SPQR. Ecco, oppure la legge. Ma non è che va a portarla là, ciampiccia. Fa il cancellario. Il cancellarius. Benissimo. E allora Pilato compone questa iscrizione, lui stesso la scrive e la fece porre sulla croce. Lui la scrive e la fa porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città, quindi era vicino a ridosso della città, dove c'era il muro, accanto al muro, proprio fuori, un po' fuori. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Tutti devono sapere che Gesù è il re dei Giudei e lui stesso la compone. Pilato scrive in ebraico, in greco e in latino. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, quod scripsi. E chi non è scritto leggere se poi è un'altra cosa. Quello che ho scritto, che significa che è un riconoscimento. Il procuratore Ponzio Pilato riconosce che Gesù è re ed è importante che Gesù sia riconosciuto re nella nostra vita. Se noi riconosciamo che Gesù è re, noi lo dichiariamo, lo proclamiamo, lo scriviamo, ce ne convinciamo, Gesù sarà il re della nostra vita. Già solo per questo Ponzio Pilato è santo. Se non sono Pilato è vero, rispondono pure gli angeli, oppure la Ponzio Pilato che ci ha risposto, dice è vero. Ti vedi poi le registrazioni su Ponzio Pilato, che è importante, tu hai una stampa meravigliosa di fino a 800 mi pare nel tuo studio, bellissimo, quel processo, ieri ti sei perso il processo sorella, perché non sei venuta? Però c'era un altro processo, ma visto che era meglio che lui facevano. Ciao Pietro! Già, c'è la scarpa bagnata. I problemi dei bambini, vedete? E noi ne lamentavamo più oggi nostra. Allora, i soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti. Una per ciascun soldato, quanto erano i soldati sotto? Ora avanti, quanto erano i soldati sotto? Minimo, erano 600. Attenzione! I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Quanto erano i soldati? Quanto erano i soldati? 4 o 5? 5, picchi 5. Ve lo domando dopo. Ora quella tunica era senza cuciture. Ancora ci state pensando? Erano 4, poi spero. C'erano 4 parti perché erano 4. Attenzione, 4 parti non significa che li hanno strappato. Non divise, no, non ne hanno scucite. La tunica era senza cucire, ora lo sto dicendo. Le vesti è un'altra cosa. I crocifissi, c'è un elemento di vergogna.
Noi vediamo sempre Gesù con la tunica, che i crocifissi venivano portati, i crocifissi nudi. Nudi. Guardate che la cosa, non è che non c'è la dignità, peggio delle belve. Nudi. Pensate Gesù, nudo. Io come verme, scherno degli uomini. Lo insultavano, lo deridevano, la nudità. E quindi flagellato, vabbè, questo uomo si divisero le vesti, adesso vi spiego cosa significa questo dividere le vesti e la tunica. Allora, il condannato che veniva posto sulla croce è un po' come quelli là che vengono arrestati, quando vengono arrestati vengono messi in cella, poi ci sono anche gli avvocati, non possono portare con sé nulla. Hanno una busta, un sacchetto con gli effetti personali che devono depositare, mi pare che così è, no? Poi se escono, glieli danno. Se escono, glieli danno. E quello che non viene ritirato dovrebbe essere dato ai parenti del decuius, giusto? Dovrebbe. A meno che non si dichiari res nullius. Res nullius, primus occupandi, giusto? Il primo che le prende, e quindi c'è stata una razzia di quello che poteva essere l'abbigliamento di Gesù, che non aveva più con lui su di sé, ce l'aveva appresso. Vabbè, ve l'ho spiegato un pochettino, provate a elaborarlo questo. E c'era questa tunica, ora questa tunica, quella tunica era senza cuciture, attenzione, tessuta tutta ad un pezzo, dall'alto verso il basso, una tunica cucita dall'alto, dal cielo. Non è che era una tunica, attenzione, era una tunica, si possono fare anche vestiti senza cuciture, significa tessere un vestito senza cuciture, non c'è cucitura. Un po' come quando si fanno le calzamaglie dei bambini, non so come spiegarvelo, le buone mamme se lo ricordano quando c'era, quando non andavano a comprare le cose alla Benetton, sapevano come si facevano le cose, si facevano con i ferri e aggiungevano, non c'era una cucitura, non è che si poteva scucire un pezzo o erano diversi pezzi assemblati, no, è uno. E lì la tunica, su questa tunica, la tunica rappresenta la Chiesa, la tunica che non deve avere cuciture e non deve essere strappata. E su quella tunica, che era senza cuciture, che era tessuta dall'alto verso il basso, da cima a fondo, il velo del Tempio si squarcia dall'alto verso il basso, dalla cima fino al fondo. E, perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Attenzione, uno degli equipaggiamenti che avevano i soldati romani, sapete cos'erano? I dadi. Tirano i dadi, tirano la sorte e giocavano. Ai piedi di Gesù giocano. E si spartono le cose, tirano la sorte. E tiriamo a sorte a chi tocca, e così si adempiva la scrittura, viene ripreso il Salmo 22, si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte, e i soldati fecero proprio così. Giovanni annota che i soldati fecero proprio in quel modo. Il Salmo 22 viene scritto almeno 9 secoli prima, fra gli 8 e i 9 secoli prima, fra gli 800 e i 900 anni prima. C'è una descrizione precisa, potremmo dire, anche nei dettagli di quello che avverrà nel momento della crocifissione. Pertanto i giudei sanno che quell'evento riguarda il Messia, riguarda l'inviato punto di Dio e quello che avviene. E sanno cosa è avvenuto a Gesù. Per onestà intellettuale dovrebbero riconoscerlo. Molti ebrei, sapete che poi si convertono, anche il rabbino capo di Roma si è convertito ai tempi di Paolo VI e poi hanno cercato di aiutarlo, di dargli un insegnamento, nella facoltà a Laterano ha insegnato pure questo, la Pontificia Università Lateranense. E capite bene che è descritto in maniera chiara, e chi più che è scritto
leggere sua madre, e poi lo leggeremo. Stavano presso la croce, attenzione, stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Attenzione, qui su quanti erano i personaggi sotto la croce, ci sono diverse tradizioni. C'era sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Possono essere? Noi siamo che erano quattro. Oppure può essere, c'erano sua madre, la sorella di sua madre, ossia Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Quanti sono? Tre. Vi dico un'altra versione. C'erano sua madre e la sorella di sua madre, ossia Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Quanti sono? Due. La nostra tradizione ci dice che erano le tre Marie, quelle là sono quelle del pane, del forno e del panettone. Ottimo. Chiuso? E quella è un'altra tradizione comunque. Posso continuare? Io mi auguro che nessuno si scandalizzi di queste cose anche che sorridiamo, perché meditare la passione di Gesù, noi la meditiamo un po' come quando raccontiamo una brutta esperienza della nostra vita che ha avuto un lieto fine, che è la risurrezione, no? In questo caso, e ne parliamo con serenità, non è che stiamo dileggiando, stiamo attenti. Le cose sante ai santi, e i santi sanno anche scherzare, sanno giocare. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, ah, quindi non c'erano solo le quattro o le tre o le due, c'era anche Giovanni, il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Su questo non mi dilungo, però vorrei dirvi una cosa. Donna, richiama Eva. Eva, donna, ecco tuo figlio Gesù Adamo. Allora vediamo un attimino, c'è un giardino nel Golgo, un albero che è l'albero della croce, c'è una donna, Eva, c'è un frutto su quell'albero, Gesù, il frutto benedetto del grembo, Gesù che è il nuovo Adamo, tutta la simbologia. Un giardino all'inizio, un giardino alla fine, dove c'è una donna all'inizio che prende il frutto della disubbidienza e Gesù invece è il frutto dell'ubbidienza. Questi i padri della Chiesa, non è che un io, o sono bravo, guardate che bravo padre Francesco, no. È lo Spirito Santo che suggerisce ai padri della Chiesa e poi nelle diverse tradizioni alcune le ha avute come intuizioni. Attenzione, molti di voi probabilmente devono pensare a queste cose. Dice, ma lo dico pure io, lo dico pure io, perché il copyright ce l'ha lo Spirito Santo, non ce l'ha nell'uno e nell'altro, no? Ecco, quindi lo Spirito Santo poi suggerisce questi elementi. E se Eva ha preso il frutto della disubbidienza, ha mangiato il frutto del peccato e tutta l'umanità è stata maledetta nel peccato, così noi, accogliendo Gesù dalla croce, perché quel figlio sulla croce viene donato a noi, da Maria, a tutta l'umanità, è il frutto della redenzione, della salvezza. E allora dice poi al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento c'è una tradizione che dice, la prese nella sua casa, la nuova Bibbia di Gerusalemme, come dice, da quel momento Giovanni. Il discepolo l'accolse con sé. Nella tradizione del greco, il discepolo la prese tra le cose più care. Le cose più care. Attenzione, anche Maria è tra le cose più care. E l'ultima cosa che gli era rimasta a Gesù, l'ultima consegna, la fa a chi? Al discepolo che ama. A quello che ama. Quello che può ricevere quell'amore che Gesù aveva verso sua madre. Quello che è capace di amare, quello che è capace di accogliere l'amore di Gesù e che può accogliere.
compiere anche sua madre. Ci sono 12 discepoli, solo uno raccoglie poi nella sua casa. Poi che è andato a Smirne, ad Efeso, si ricorda che ha visto la casa di Maria, perché San Giovanni se la porta con sé, e tutte queste cose meravigliose. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stato ormai compiuto, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Ma la vera sete di Gesù è la sete di anime, è la sete. Vi ricordate cos'era successo a Gesù nel Getsemani, l'agonia e poi tutto il resto? Gesù ha questa febbre dal punto di vista proprio del corpo, è uno stato febbrile che ha Gesù, ed ha questa sete, questa arsura. Lui, che è la sorgente d'acqua viva, ha sete proprio quando c'è la sete, che Gesù poi dona l'acqua, il sangue e l'acqua. Vi era là un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima alla canna e gliela accostarono, e dopo aver ricevuto l'aceto Gesù disse: tutto è compiuto, consumatum est, e chinato il capo spirò. Per noi è normale dire spirò. Oggi è spirato il Signor di 120 anni. Oggi è spirato, ok, spirare è un termine, significa consegnare lo spirito, significa effondere lo spirito, che non è, si dice morì, no, chinato il capo spirò, effonde lo spirito, lì la prima infusione dello Spirito Santo, Gesù effonde lo spirito. Ci fermiamo qui e ritorniamo a Luca un attimino, Luca capitolo 23, era verso mezzogiorno, capitolo 23 versetto 44. Attenzione, era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 di pomeriggio. Quindi mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 di pomeriggio, un'eclissi. Alcuni di voi sono stati condizionati anche da un certo allarmismo di stampa e di cose, i rosari massonici, i segni, usuli, aluna, uteschio. Benissimo. Se guardate nei dipinti antichi, basta andare a Tiziano, Raffaello, il crocifisso, i due angeli al lato, sotto Maria, Giovanni, e poi c'è Maria Maddalena, sotto c'è il teschio, un luogo detto, un cranio che è un teschio, una simbologia, l'iconografia. Al lato c'è il sole e la luna. C'è Usul, Don Rosario, ci stamparono, hanno ripreso l'iconografia. Un rosario serve per pregare, ora il diavolo regali non ne fa per far pregare le persone per dirsi il rosario. Poi c'è la stupidità delle persone che, se non vogliono pregare, inventano che ci sono dei segni satanici nel piede del rosario, quindi io non uso quel rosario, quindi non posso dire un rosario perché è un rosario maledetto, e quindi non vuoi pregare, non pregare, che vuoi? Prega, puntati io da denaro, cattati di denaro, fatti mi regalare uno lo parri, ne regalamo rosario noi e non finire. E che se poi non vogliamo pregare, ogni scaccione è buona, a molti ogni giorno scaccione, ci sta fatta a molti, e quindi ogni giorno scaccione. Finitela con queste idiozie. Cristiani adulti, maturi. C'è un sole a luna, sì, va bene. Ogni giorno c'è un sole, ogni notte, quasi ogni notte vediamo la luna. Forse se vuole parlare, perché non la vediamo. Finito? Ok. Sono stato chiaro? Sintetico, bello? Quando mi dicono, ma se lo sai, dammi la mia, regalami la mia. Sanno a bruciare, sanno a fare. Ma io se non mi pare che si mette a prendere del pubblico, io diavolo. C'ho poca confidenza, ce l'ha. Puntiamo l'attenzione su Gesù, guardiamo Gesù. Se guardiamo il serpente, quando ci morde il serpente, moriamo. Se quando il serpente ci volesse mordere
arriva anche a, ad inoculare noi il veleno, se guardiamo la croce, chiunque guardava la croce rimaneva in vita, non ci avvelena. Allora, guardiamo il crocifisso, preghiamo, punto. Ok. Quindi si fece buio dalle tre, dal mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Perché mezzogiorno? Mezzogiorno era il momento in cui si immolavano gli agnelli al tempio. A mezzogiorno si immolava l'agnello, ecco l'agnello di Dio. Gesù che si fa vittima sull'altare della croce. Lui che è il sacerdote, in lui ci sono queste tre cose, sacerdote, vittima ed altare. Lui compendia tutto in se stesso. E Gesù, quindi, il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Viene tolto questo velo, quindi tutti possono vedere, possono vedere. Quindi questo togliere, squarciare il velo, strappare lo squarcio, significa, lo squarcio è una cosa sgualcita, è inutile che provi a ricucire, non lo puoi ricucire, si squarcia, tutti hanno visto. Si squarcia il velo del Tempio, quindi quello che separava il Sancta Sanctorum dal resto, quindi tutti accedono al mistero. Prima poteva entrare solo il sommo ed eterno il sommo sacerdote, ora invece possono accedervi tutti al mistero. In Gesù si squarcia questo velo del Tempio, che indica anche il velo indica anche la pelle, il corpo, si squarciò. Quindi c'è questo squarcio per cui dal corpo di Gesù esce il fondo dello spirito, Gesù esce fuori dal corpo, come quando noi diciamo moriamo, l'anima, lo spirito escono fuori dal corpo, no? Non ci contengono più, c'è uno squarcio, non si vuole tornare indietro, quindi nessuno ritorna. Quindi quando c'è questo squarcio si esce e non si ritorna più lì. E quindi questo irreversibile squarcio è Gesù gridando a gran voce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù spira. In Matteo e in Marco, concludo, dove si cita il Salmo 22. Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Marco, che è il primo. Matteo, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Attenzione, se vi ricordate, sia in Matteo che sia in Marco si parla di un momento in cui Gesù sulla croce gli vogliono andare da, e gli dicono alcuni verdi, vediamo se viene Elia. Vediamo se viene Elia. Significa vediamo se viene Elia a salvarlo. Che significa? Pensate al momento della crocifissione, non come quest'aula in cui c'è il silenzio, tranquilli. Gesù che muore sulla croce. Chi bestemmiava, chi disbattiva i vesti, chi faceva buci, guaccia a me e due a Tia. E quelli che bestemmiavano, quelli che sputavano, ognuno che le cose, chi li ciancivo, chi li sbatte un petto, chi li... un mare di rapace, come diciamo noi, c'era la qualunque in quel momento. Il terremoto ci fu, il sole si oscura, che sta succedendo? Fulmini, tuoni, lampi, saette, le teofanie, si manifesta tutto, cosa succede? Cosa sta succedendo lì? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Gesù dice Elia. Alcuni dicono guarda chiama Elia, altri vediamo se viene Elia a salvarlo. Cosa dice Gesù? Elia. Elia che non significa Elia, El significa Signore, Ya io sono, che significa Yahweh, io sono, significa sei qui Signore, sei qui, altro che abbandono, altro che pace dentro se girare il lavoscolato. Signore, sei qui. Bellissimo, nel momento in cui Gesù sta morendo, il Padre arriva e lo accoglie. Padre, nelle tue mani consegna il mio spirito. Allora capite che lì Gesù
non sperimenta l'abbandono dal Padre, ma l'abbandono al Padre. E che credi che è diverso? Quando noi diciamo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Adesso leggeremo quel salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non significa che il Signore ha abbandonato, perché noi a volte ci sentiamo abbandonati dal Signore. Guardate che nel Salmo, ma tu Signore non sei lontano, mia forza in te confido, tu hai ascoltato il grido del tuo servo e il mio cuore, il mio spirito vivrà per sempre in te. E lo dico. Canteremo questo canto dopo aver letto il Salmo 22. Leggi tu, leggi Giovanni, via. Giovanni, il Salmo 22, lo ascoltiamo, è la preghiera che fa Gesù sull'altare della croce. Sull'altare della croce Gesù recita questo Salmo. Quando c'è l'incipit, quando si parla di un versetto, si dice un versetto, tac. Quel versetto non significa solo quel versetto, il primo versetto significa, è come l'antifona, quando si fanno le lodi e i vespri, si fa l'antifona, indica tutto il salmo, l'antifonario inizia a leggere la prima frase e poi tutta l'assemblea deve continuare a recitare quel salmo. Avviene così, è vero? Vi ricordate quando si leggono? C'è quell'ora che legge l'antifona, poi Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi tutti insieme continuano. Ecco, ascolteremo questo salmo, pensate, questo salmo scritto 900 anni prima. 900 anni prima. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Attenzione, attenzione. Se è veramente il figlio di Dio, allora venga ora a liberarlo, no? Ha detto, ha invocato, ha salvato altri, perché non salva te stesso? Storcono le labbra, scuotono il capo. Pensate tutti questi atteggiamenti, quando noi ci sono alcune situazioni che facciamo noi. Queste, tutte le volte che noi facciamo questo, pensate chi siete durante la passione di Gesù verso una persona per la quale dover sospendere il giudizio, invece continuiamo e lo schermiscono. Quando prendiamo in giro una persona, pensiamo in quel momento di prendere in giro Gesù. Pensate in quel momento, ci cioè, stiamo in giro a Tizio, ma che c'entra? Non sto prendendo in giro Gesù, non sto prendendo in giro Cristo. È parte del corpo di Cristo di persona. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere a te fu tornato. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio, non stare lontano da me, perché la coscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basa, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono snodate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato,
i demoni sul polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Pensate, in questo momento Gesù, hanno forato le mie mani e i miei piedi e si vedono e si possono contare tutte le ossa. Pensate, Gesù flagellato, la carne veniva staccata a brandelli. Pensate a questa scena in cui Gesù veramente, 900 anni dopo che era stato scritto questo passo, si realizza proprio veramente in Gesù tutto questo. Essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Pensate da proprio quello che succede, e di sicuramente viene descritto prima di ciò che avviene. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane, l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Tu mi hai risposto. Tu mi hai risposto, il Signore risponde come? Con la presenza. Non c'è una voce del Padre, tante volte il Padre mi ha detto: questo è il mio figlio prediletto, questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo, in lui mi sono compiaciuto. In questo momento invece il Padre risponde con la sua presenza, col silenzio. Silenzio di Dio non è assenza, ma è presenza. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema a tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Perché Lui è il Re, a Lui l'impero delle nazioni, Lui è il Re. Gesù è il Re e Lui è il Re. E io? Ma io vivrò per Lui. E io? Lo sentirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alle generazioni che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Elohim, lama sabachthani, a te innalzo la mia preghiera. Il capo Elohim.
spaventarmi della croce con te. Proprio in questo momento che vogliamo essere i tuoi discepoli amati, Gesù, non di quelli che scappano, ma di quelli che vogliono stare con te. Voi siete coloro che avete perseverato con me nelle prove, ci dici. Noi siamo coloro che abbiamo ricevuto il tuo amore, Gesù. In questo momento ti chiediamo di portarci alla croce, Signore, di portarci a te, di portarci al tuo cuore. Portaci, Signore, sempre più vicino a te e fare esperienza di te, della tua presenza nella nostra vita. Vogliamo dirti grazie, Signore, perché tu sei salito sulla croce al posto nostro. Tu, Signore, hai preso il nostro posto. Tu ti sei fatto maledizione per donarci benedizione. Portaci alla croce, Gesù.
questo momento di grande consolazione. Grazie Signore, perché talvolta abbiamo cercato consolazione nelle persone che ci stavano accanto e abbiamo sperimentato tutt'altro. Ti dico grazie Signore, perché tu stesso invece sei venuto a consolare. Semplicemente l'abbraccio